dire, il cosiddetto racconto della creazione, che non è il racconto della creazione, perché il verbo creare non c'è in ebraico, è il racconto di come degli individui sono arrivati in un territorio e l'hanno modificato. Il racconto della creazione, tanto per semplificare, per esempio, corrisponde alle tavolette dell'Enuma Elish, quindi tavolette sumero-accadiche. Il racconto del diluvio corrisponde all'epopea di Gilgamesh o di Atrasis. Bene, un'altra delle cose che ci viene dette, siccome tutti noi abbiamo studiato storia nelle scuole, quando, nei nostri testi di storia, quando ci sono quelle 3-4 misere paginette dedicate alla storia dei Sumeri, e speriamo che nei prossimi decenni in realtà le 3-4 paginette diventino 30, 40, 50, perché così dovrebbe essere, perché la storia dell'umanità va riscritta, ci viene detto che quelli sono miti, leggende. Vero o no? Sono miti, sono racconti, fantasiosi. La Bibbia, che ne è una copia, è verità ispirata da Dio. Le analogie tra l'Antico Testamento e i testi di altri popoli dell'antichità sono evidentissime, sono palesi. Palesi sono le analogie con i testi, per esempio, dell'India, ma altrettanto palesi sono le analogie con testi, diciamo così, meno sospettabili da questo punto di vista. Per esempio, testi greci, come addirittura l'Iliade e l'Odissea. Nell'ultimo libro, La Bibbia non parla di Dio, io ho dedicato diverse decine di pagine a questo. Ci sono poi, e mi sono state segnalate in seguito, analogie con le origini della cosiddetta religione dell'antica Roma, dove anche lì le analogie tra ciò che dice la Bibbia e gli aspetti fondanti, gli aspetti concreti della religione dell'antica Roma sono veramente straordinarie. In sostanza la Bibbia è uno dei tanti libri che l'umanità ha scritto nel corso della sua storia e ci racconta in sostanza le stesse storie che hanno raccontato tutti gli altri. Cioè, noi abbiamo gli originali che sono dei miti, le copie sono verità ispirata da Dio. Questo è passato impunemente e tutti noi lo viviamo tranquillamente. Ma questo è un dato di fatto. Questo è un dato di fatto su cui bisogna riflettere. Quindi noi ci troviamo di fronte a dei testi sui quali, lo dico da 6 anni, cioè da quando, dopo l'uscita del primo libro che mi ha stravolto la vita, sto facendo questa attività pubblica. Noi ci troviamo di fronte ad un testo del quale non sappiamo nulla e quindi sul quale possiamo solo fare finta che. Il problema è quando da quel testo si pretende di ricavare delle verità assolute, con i risultati che sono sotto gli occhi.